con Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa forense e scrittrice, questa sera a Cornuda, a parlare del ruolo genitoriale. Su cosa punterà? Beh, oggi punteremo su una serie di argomenti che probabilmente non piaceranno a molti dei genitori presenti, però l'obiettivo è quello di fornire strumenti per confrontarsi con delle problematiche che oggi sono dilaganti, che incidono sulla salute mentale dei ragazzi molto giovani, sia preadolescenti che adolescenti, e che spesso trovano i genitori sguarniti nell'affrontare questo tipo di aspetti, portandoli a nascondere un po' la problematica sotto il tappeto finché poi esplode in maniera decisamente più incontenibile. Quindi stasera cercheremo di dare degli strumenti per comprendere precocemente quando intervenire e soprattutto attraverso quali strumenti. Lei ritiene che la situazione dei nostri ragazzi e dei minori sia peggiorata dopo l'emergenza Covid? Ma guardi, era già in peggioramento per una serie di altre circostanze. Indubbiamente il Covid ha creato un ulteriore elemento, diciamo, di svantaggio sotto il profilo educativo, evolutivo e psicologico, ma le problematiche temo che fossero un po' più, diciamo, da collocare in un'epoca un po' più remota rispetto al Covid. Il Covid ha fatto emergere delle problematiche che erano già, diciamo, ampiamente sotto la cenere. E un barlume di speranza, un messaggio col quale ci vuole salutare? La speranza sicuramente c'è, però l'importante è che si diventi un po' più consapevoli, perché senza consapevolezza di quelle che sono le maggiori problematiche oggi diventa difficile aiutare questi ragazzi a diventare degli adulti in grado di godersi la vita e di costruire una vita degna di essere vissuta.